fosse vero tutto ciò che ho sommariamente descritto e che i media stanno riportando come vero, ci troveremmo di fronte a uno scandalo davvero peggio di Tangentopoli. 132.000 morti e qualcuno lucra sulle mascherine? Mancano le mascherine, siamo tra aprile e maggio del 2020 e qualcuno rifiuta le mascherine, sostiene questo imprenditore, per ragioni legate a non meglio precisati mancati accordi? Io non ci credo, io non ci voglio credere. Se ciò fosse vero, chiamiamo le cose col loro nome. Se ciò fosse vero, sarebbe alto tradimento. Su questo tema c'è solo un modo per fugare i dubbi, al di là delle indagini che deve fare la magistratura, è capire le relazioni, le scelte, le modalità con le quali quella struttura commissariale, quella contro il Covid, ha agito. Ecco perché noi non abbiamo alcuna paura o preoccupazione nell'andare a chiedere con grande tenacia e insistenza che ci sia una commissione d'inchiesta parlamentare sulle vicende legate al Covid.